Anticipazioni La Rosa della Vendetta, puntate turche. Gulendam aggredisce e ferisce Deva. Nel corso delle puntate già andate in onda della Rosa della Vendetta, i telespettatori hanno scoperto che Deva e Mert hanno avuto una relazione. I due erano persino in procinto di sposarsi, ma Mert ha tradito Deva intraprendendo una relazione clandestina con Gulendam, che è poi rimasta incinta. Gulchemal ha scoperto tutto e, minacciando Mert di togliergli la vita, l'ha poi costretto a sposare Gulendam. Nel corso delle puntate turche, Gulchemal scopre che Deva e Mert avevano una relazione e non la prende affatto bene, arrivando a organizzare un falso matrimonio tra lui e Deva, e minacciando la famiglia di quest'ultima. Nel corso della seconda stagione, però, Gulchemal è ormai cambiato, ha capito di aver sbagliato e ha anche rinunciato a tutti i suoi propositi di vendetta. Per questo motivo, tra lui e Deva si sta organizzando un vero e proprio matrimonio. Un colpo di scena però si verifica quando Gulendam ascolta una conversazione tra Vefa e Mert, e scopre che quest'ultimo era arrivato quasi a sposarsi con Deva prima che fosse costretto a sposare invece Gulendam. A quel punto la donna va su tutte le furie e decide di impedire ad ogni costo il matrimonio tra suo fratello e Deva. Nel corso delle puntate turche, Gulendam è determinata a non far sposare Deva e Gulchemal. Infatti, è convinta che Deva non sia realmente innamorata di suo fratello, ma abbia soltanto intenzione di introdursi nella sua famiglia per poter stare vicina a Mert e poi riconquistarlo. Furibonda, Gulendam si reca a casa di Deva e la minaccia, invitandola a non sposarsi con suo fratello. Poi, la aggredisce facendole del male e ferendola. Deva è scossa, non riesce a reagire, ma per fortuna interviene la sua amica Ipek che si trovava a casa con lei per i preparativi delle nozze. Ipek evita il peggio, mentre Gulendam va via minacciando Deva, che nel frattempo, in lacrime, cerca di riprendersi dalle ferite e dallo shock. Deva ammette con Ipek che non sa se alla fine si sposerà con Gulchemal, perché Gulendam potrebbe cercare di far saltare le nozze fino all'ultimo minuto. Nel frattempo, Gulchemal viene messo al corrente dell'aggressione e non si fa problemi ad affrontare la sorella intimandole di non fare mai più del male a Deva e di lasciarli liberi di sposarsi. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi Deva e Gulchemal riusciranno a sposarsi nonostante Gulendam? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.